Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video assaggio. Solitamente ci abbiniamo sempre con i colori, questa volta ci siamo presi proprio i primi panni, una cosa così, perché non vedevamo l'ora di venire di qua e registrare questo video. Ci sono un po' di prodotti sfiziosi. Abbiamo tre dolci, uno dolce salato e una bevanda. Sì. Allora, io direi di iniziare dai due prodotti proprio più semplici, Piccolini, proprio sì. piccolini piccolini. Allora, questo Vai. Oreo cake. Io non ricordo se l'abbiamo già provata, se l'ho provata solo io. Scritto in arabo. Penso. Si sente tantissimo di Kinder Delizio. Infatti, me lo ricordavo. Si sente proprio assai, si sente. A parte che è minuscola. Infatti. Cioè, questa in due morsi è andata. La faccio vedere. No, mordo che è meglio. Che ti la cioccolata sul naso. Wow. Secondo me è secca. Troppo dolce. Il sapore non mi piace proprio. Avevo 5. A parte di aver 4. fatto più una crema dentro sistemata, invece la crema non si sente proprio. A me già non piacciono gli Oreo, non mi fanno impazzire. Però proprio l'odore era buono, ma il sapore proprio sciupito. Andiamo avanti con lo Snickers Snickers Creamy. peanut Cioè, butter alla fine, secondo me, c'è lo strato di cremoso cremoso di burro d'arachidi e poi ci sono i anziché pezzi. Ah, sono divisi! Ok, allora ci spacchiamo. inconfondibile Ma l'odore, l'odore. è il mio preferito. Cioè, l'odore è inconfondibile. Ok. Ah, È no! È tutto creamy! biscotto. No, no! Tutto creamy, cioè tutto. Troppo pastoso. Grazie per il secondo posto, cioè il primo posto è quello. C'è zeppa. Troppo pastoso. Ma proprio assai. Buono, ma Troppo. allappa. Snickers tutta la vita. Cioè, buono, non è male. La mia mascella. Però troppo. Voto l'abbiamo. No, 5 5 e proprio. mezzo, 6. Dai, 6 è giusto perché a quello ho dato un 5, quindi un 6. Un prodotto della Gullon. Sono dei Choco Star. Chocostar. Cioccolato bianco, c'era pure cioccolato al latte. Però, aspetta, fai vedere. Eccolo qua. Abbiamo preferito prendere questi qua. Biscotto ripieno di crema e ricoperto con cioccolato bianco. Questo fa attenzione perché sicuramente non Tutto sono. aperto. E invece no! E invece, ma raga, io felicissima! Cioè, per me, Hanno capito? trovarmi. Oh, quanti ce ne sono? Sono tantissimi. Non lo dice. Aspetta, sì, forse. Sei. Sono 6 Sei. pacchetti. Cioè, raga, per me trovare. Per altri può sembrare inutile, ma per me trovarli così. Quando si aprono tutti poi in Cioè, per me è che caso? veramente una gioia. Non ho il peso dell'ansia, oddio, ma già un tapo faccio, come si può dire. Sono minuscoli, me li aspettavo più grandi. No, ma ce ne sono tanti. Prendi. No, aspetta. Ah, ok. Ah, che carino. Vediamo. A sentire un cioccolato sopra. Burro, è un burro. Boh. Sembrano un po' quei biscottini al burro, oppure sai cosa? Le lingue di gatto. Sai che mi guarda pure un po' il cioccolato, la crema cioccolato bianco proteica di Plodis. Mi dà pure il Questo gusto. non posso dirlo Però perché. vedi, qua ti fa vedere uno strato con sotto una cremina, invece no, è tutto come sta qua sopra. Cioè questa cremina non c'è. Niente Nulla di male, che. cioè Cioè nel sono senso non è sfiziosi. male.
Questi come sono sfiziosi vicino al glutine. Perché sì, neanche sì. Con il latte. No, latte no. Più che cioccolato bianco io direi proprio caffè. Dai, sono carini. 5,5. Eh sì, pure io un 6. La bevanda mi ispira. Fanta a limone. Sono sicura che fa un po' così, che non l'abbiamo mai provata, perché solitamente sempre quelle lunghe abbiamo provato della Fanta. Sì. No, limone mai. Poi abbiamo provato un gusto di Fanta particolare. Non mi ricordo cos'era. Senti l'odore? Limone. Un bel limone. Cosa limonata? Ma ci sono pezzi dentro? No, no, no. Sono i pallini bianchi. Mi ricorda la Sprite. Però sì, questa è molto buona. Cioè, limonata. Cioè. Veramente buona. Noi poi alle 8 di sera che stiamo facendo questi video. Vabbè. Ultimo, salato dolce. Questi ho paura. Sai, secondo me prenderemo una sola, una delusione. Questi, allora. Io me li mangio tutti i rossi. Mr. Nuts, Salted Pretzel. Filled with pin... Allora, traduci. Vai. Pretzel salati con arachidi, nocciole e caramello salato. E c'era pure tipo uno di pure d'arachidi che non avevamo visto. Caramello. Mamma mia, proprio Yankee Candle viene a me tantissimo. Mi ricorda, odora di nuovo il coso del Starbucks a caramello, della Nescafè. Ci somiglia tantissimo. Allora, io tipo li avrei fatti più cicciotti con il ripieno. Vai. Proviamo. No. Cioè, sto caramello rovina tutto. Cioè, io non sento manco il prezzo, non sento manco il sale. Oh, ma cos'è sta roba? Cioè, non è proprio che... Cioè, mi sembra che sto mangiando una candela. No, cado di più sul prezzo. Sul salato. Fatto caramello, questo caramello è troppo forte, troppo dolce. Tu senti la ragnide, senti la nocciola. F. Tra una F e una G. Decidi tu. Entrambi vanno bene. Olè. Sia un Francesco che un Giuseppe. E quindi nulla. Ne speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.